La tradizione popolare più sentita nel luogo che da secoli accoglie la devozione dei vibonesi. Per celebrare i suoi 50 anni di attività, il gruppo folk Città di Vibo Valentia ha scelto il Duomo di San Luca per offrire ai vibonesi i canti e i balli del Natale. Storia e tradizione, dunque, per festeggiare un compleanno che è un traguardo storico. Sobrietà e preghiera per stringere ancora di più il forte legame con la pietà popolare e le tradizioni più intime. La città ha risposto coralmente, gremendo il Duomo e partecipando alla festa. Riconoscimento sentito per il gruppo folk Città di Vibo Valentia, titolo questo di cui fregiarsi, perché 25 anni fa così volle la giunta comunale dell'epoca e che rappresenta una vera e propria istituzione che ha accolto, cresciuto, educato all'amore della propria terra intere generazioni di tutte le famiglie vibonesi, allacciando così un legame forte, sentito, partecipato, ancestrale, perché strettamente connaturato con il sentirsi intimamente vibonesi. Da 50 anni il gruppo folk Città di Vibo Valentia porta i valori dell'antica tradizione popolare in giro per il mondo, raccogliendo sempre consensi e successi e tenendo alto il nome della città e di un intero territorio. Una realtà che esiste ormai da tanto tempo e che veramente ha dato lustro alla città, portando in giro, giustamente come tu osservavi, le tradizioni popolari della nostra città, persino in America. Io che ho fatto parte del Comitato di Arte e Cultura Popolare Europea con sede ad Antwerpen, Belgio, ho potuto constatare che la nostra realtà è quella che è una delle più importanti europee. Ma il gruppo folk ha rappresentato anche altro, perché ha coltivato vere e proprie generazioni di vibonesi nel segno della tradizione. Esatto, è stato anche in diverse città italiane ed ha avuto come premio anche dalla città di Milano l'Ambrogino d'Oro. Le tradizioni popolari significa anche canti, leggende e momenti che sono stati rappresentati attraverso il ballo e le rappresentazioni di questo gruppo. Il ballo, ma il canto soprattutto, non solo, ma in alcune occasioni anche faragoli, conti di quello che siamo stati. Alcune volte noi introducevamo il nostro spettacolo con delle parole scritte per noi da un autore famoso calabrese. Non è stato inutile raccogliere e salvare dall'oblio quello che ci rimane di una tradizione così intensamente vissuta e che appartiene, va bene, al nostro popolo. Con queste parole noi iniziavamo spettacoli in giro per il mondo, ma veramente per il mondo, come diceva il nostro presidente, America, Europa, ma soprattutto in Europa. Quando arrivava il gruppo folk Città di Vibo Valentia presentato, scusatemi se mi ripeto spesso, quando abbiamo il piacere di incontrare voi altri come media che avete il garbo così di promuovere la nostra presenza, dalla Calabria, Italia, il gruppo folk Città di Vibo Valentia, ed era un applauso interminabile perché entravano i nostri ragazzi in costume ballando e cantando, muovendo veramente le platee, e questo era, diciamo, era la caratteristica principale del gruppo folk Città di Vibo Valentia: l'allegria, la danza, la velocità dell'esecuzione. Nessun altro gruppo, ma manco italiano, è riuscito mai, va bene, ad eguagliare tutto quello che noi dicevamo in giro per il mondo. Non esiste famiglia vibonese che non abbia avuto almeno o un figlio o una figlia che abbia fatto parte del gruppo folk Città di Vibo Valentia. Questo è anche vero, perché noi ormai ci stiamo da 50 anni. Io, grazie a Dio, mi mantengo e ho una certa età. Quanti ragazzi che adesso sono professionisti sono passati nel nostro gruppo. E consentiteci anche la presunzione di essere stati, oltre che così portatori in giro per il mondo delle tradizioni, anche educatori, pedagoghi, perché vivendo assieme al nostro presidente, a noi e a tante altre signore e signori che hanno avuto il piacere, il garbo di stare in mezzo a noi, tante, tante generazioni di vibonesi sono cresciuti nel rispetto, va bene, dell'altro, che è la cosa più importante. E adesso questi 50 anni però per proiettarsi nel futuro. E certamente noi abbiamo ferma intenzione di ringiovanire anche la dirigenza in modo da rilanciare il gruppo per un altro secolo.